Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Vi prego di ascoltare attentamente quello che sto per dirvi e di non scorrere direttamente all'intreccio come fate di solito. Vi osservo. Perché quello che dirò nel prossimo minuto è molto importante per la realizzazione di questo intreccio. Come potete vedere dalle immagini che inizieranno a scorrere, oggi andremo a realizzare finalmente il bracciale con bussola. È un tutorial che mi chiedete veramente da tanto tempo, soprattutto chi di voi pratica attività all'aperto come trekking, orientering, bushcraft e attività outdoor in genere. Ma non l'ho mai realizzato, o almeno fino ad adesso, per un motivo ben preciso, che vi spiegherò subito. Questo è un bracciale che può essere realizzato o con bussola Suunto, meglio conosciuta come Suunto Clipper, che è questa qui, o con una qualsiasi bussola economica che però abbia la stessa forma della clipper. Il motivo per il quale non ho fatto prima questo tutorial è per il semplice fatto che non ero ancora riuscito a trovare una bussola che fosse di buona fattura e soprattutto che funzionasse bene, quindi che indicasse il nord nella maniera corretta. Perché vi dico questo? Perché esistono tantissime di queste bussole che all'apparenza sono praticamente identiche, ma che purtroppo una volta prese in mano, una volta non girano, altre segnano il nord in maniera totalmente casuale. Quindi prima di prendere un prodotto a caso e metterlo così sullo store, ho voluto cercare quello che secondo me fosse il migliore tra le bussole economiche, quindi evitare di prendervi in giro. Infatti, se la prendiamo e la mettiamo a paragone con la Suunto Clipper, vedremo che entrambe segnano il nord nella maniera corretta, solamente che la Clipper è più immediata e rimane fissa, e questa economica gira leggermente, ma comunque il nord lo segna nella maniera identica all'Suunto. Quindi chiaramente ci metterò un po' di più, ma ragazzi miei, questa è una bussola che costa l'Suunto, che costa più di 20 euro, mentre questa qui costa una decima parte dell'Suunto, quindi chiaramente deve esserci una differenza. Per poter inserire la bussola sul bracciale bisogna apportare una piccola modifica, che è questa qui, tra poco vi farò vedere come farla, e sul sito trovate sia la bussola base, quindi senza la modifica, che quella già modificata, quindi se volete potete acquistare questa qui, la modificate voi, o acquistarla direttamente pronta per essere inserita sul bracciale. Mentre per quanto riguarda l'Suunto, non la trovate sul nostro store, ma potete tranquillamente acquistarla su qualsiasi altro sito. Unica cosa importante che devo dirvi è che se decidete di acquistare l'Suunto, dovete pigliare quella che riporta la dicitura Suunto Clipper NH, N di Napoli, H di Hotel, che è praticamente quella che va utilizzata nell'emisfero nord, quindi al di sopra dell'equatore. Se invece decidete di fare una gita, qualsiasi cosa che sia a sud dell'equatore, dovete prendere la SH. Detto questo, iniziamo subito con il tutorial. Adesso vi farò subito vedere come apportare la modifica alla bussola per fare in modo che questa si possa adattare all'intreccio. Per poter andare ad apportare la modifica alla bussola abbiamo bisogno ovviamente della bussola, di un pennarello per CD, possibilmente con punta sottile, e per finire un Dremel, quindi uno di questi aggeggini che abbia questo tipo di arnese di punta da taglio. Quello che dobbiamo andare a fare è girare la bussola e con il pennarello andare a fare questo segno qui dietro. E poi per finire, partendo da un punto che sia più o meno alla stessa altezza della parte alta di questo quadrato, quindi andare a realizzare altre due linee che vadano da questo punto a dove finisce praticamente il bordo della bussola, quindi più o meno qui, quindi in questo modo. Quindi per intenderci, questo è quello che dovremo più o meno vedere. Dopodiché andiamo a fare i tagli sulla parte appunto indicata col pennarello. Ragazzi, sappiate che questo è un oggetto molto pericoloso, quindi se non lo sapete usare non improvvisate, fatevi aiutare da un genitore, insomma da qualcuno che sia in condizione di utilizzarlo, e non improvvisate perché è davvero pericoloso. Vi consiglio di utilizzare anche un paio d'occhiali, di quelli protettivi per evitare eventualmente schegge eccetera. E detto questo, vi faccio vedere come andare a effettuare il taglio.
Quello che vi consiglio è di evitare di arrivare fino in fondo, quindi con la possibilità di poter anche tagliare la parte inferiore della bussola, anche perché nel momento in cui andiamo ad incidere, insomma, la parte alta e la maggior parte della bussola, poi basterà fare una lieve pressione, vedete, e si andrà a staccare 1 e 2. Ok. Dopodiché, vedete che ancora il taglio è molto grezzo, aiutandoci con un tagliabalze, anche qui, se non siete in condizione di farlo, fatevi aiutare da qualcuno, e andiamo praticamente a pulire il taglio che abbiamo appena fatto, quindi andiamo a tagliare a eliminare tutte quelle parti che potrebbero andare a intaccare il paracord e quindi rovinarlo. Qui lo faccio in maniera molto grossolana, giusto per farvi capire. Ok, e come potete vedere l'incisione è stata fatta. Ok, a questo punto possiamo andarla ad inserire sul bracciale. L'intreccio che andremo a realizzare oggi è quello del King Cobra, intreccio che abbiamo fatto nel tutorial numero 4 e che vi lascio sia qui sopra che nella descrizione del video. Va realizzato con fibbia grande, quindi quella da 5 ottavi di pollice, e vi consiglio di utilizzare solo ed esclusivamente la fibbia in plastica, quindi di non utilizzare la fibbia con acciarino o la fibbia in metallo o comunque qualsiasi fibbia che abbia parti di metallo, perché potrebbe compromettere il funzionamento della bussola. È un bracciale che si fa di più 4 cm rispetto alla circonferenza del vostro polso, quindi se non sapete di cosa sto parlando vi consiglio di andare a vedere il video dedicato sulla tolleranza, che vi lascio anche questo qui sopra e nella descrizione del video, che ragazzi è un tutorial che è veramente d'obbligo se volete capire e iniziare ad intrecciare bracciali in paracord. Per quanto invece riguarda i metri di paracord, come al solito vi faccio apparire la tabella qui sullo schermo, quindi o mettete in pausa o ve la ritrovate nella descrizione del video. Io per questo bracciale ho deciso di realizzarlo nero per quanto riguarda la parte interna, mentre ho di red camo per quanto riguarda la parte esterna dell'intreccio. Allora, iniziamo con la parte interna. Quello che dobbiamo andare a fare è prendere le due estremità del paracord e farle entrare nella parte inferiore del bracciale da sotto verso sopra, in questo modo. Tiriamo tutto e facciamo entrare tutto il paracord qui dentro. Dopodiché prendiamo nuovamente le due estremità del bracciale e le facciamo passare un'altra volta sotto e al centro, quindi in questo modo, spero si veda bene dal video. A questo punto tiriamo tutto e, arrivati qui, facciamo passare nuovamente tutto all'interno e tiriamo. Dopodiché passiamo nella parte superiore del bracciale e facciamo passare le due estremità dall'alto verso il basso, in questo modo. A questo punto, ragazzi, quello che dobbiamo andare a fare è il classico intreccio Cobra che abbiamo visto e rivisto più volte su questo canale. Ve lo faccio vedere, diciamo, in maniera un po' più veloce. Chiaramente, se avete dubbi, vi rimando al tutorial di cui avevamo parlato prima, cioè il tutorial numero 4, in cui spiego in maniera più dettagliata come realizzare questo intreccio. Allora, partiamo da sinistra. Facciamo passare il paracord sopra le due corde centrali, dopodiché prendiamo questa corda qui e la facciamo passare sopra, sotto alle due e qui dentro. Prima di stringere il nodo tiriamo per bene queste due corde, le blocchiamo col dito sotto e tiriamo. Dopodiché vi ricordo che avevamo iniziato da sinistra, adesso passeremo a destra, perché questo intreccio va fatto tutto una volta da sinistra, una volta da destra. Prendiamo quello che adesso è a destra e lo passiamo nuovamente sopra. Quello di sinistra va sopra, sotto e dentro. Adesso prendiamo quello di sinistra, che comunque è sempre la stessa corda che è quella che sta sopra. Quindi la facciamo passare nuovamente sopra le due centrali, quella di destra va sopra, sotto e dentro. E questo lo facciamo fino alla fine del bracciale.
facciamo l'ultimo nodo, lo tiriamo giù dal bracciale, dal telaio, e andiamo a tagliare le due estremità, quindi il paracord in eccesso. Dopodiché lo rimettiamo sul telaio, prendiamo il secondo colore, anch'esso lo dividiamo in due parti uguali, prendiamo la parte centrale e l'andiamo a appoggiare qui sotto in questo modo. Dopodiché prendiamo la parte di sinistra e la facciamo passare qui dentro e allo stesso modo quella di destra la facciamo passare qui dentro. Prima di tirare tutto il paracord, mettiamo l'estremità una a fianco all'altra e quella di destra la facciamo avanzare di circa 10 cm, sì, 10-12 cm, più o meno così. Ok? Dopodiché tiriamo tutto. Ed ecco che siamo arrivati in questa situazione. Perché ho tirato la parte di sinistra 10 cm in più? Perché è quella parte che poi servirà per andare ad inglobare la bussola e che quindi si creerà più spessore e il paracord che ci vorrà sarà leggermente di più rispetto al paracord di sinistra. Quindi qui facciamo sempre la stessa cosa, quindi andiamo a fare un intreccio sopra l'intreccio, questa volta però partendo da destra. Quindi facciamo passare il paracord sopra, questa corda di sinistra andrà sopra questa qui, sotto il bracciale nero e qui dentro. E stringiamo. Dopodiché prendiamo quella di sinistra, la facciamo passare sopra, questa passerà sopra, sotto e dentro. E lo facciamo per circa 4-5 volte. E siamo a 4. Arrivati a questo punto, decidete voi più o meno se metterla a 4 o a 5, ovviamente in base anche alla grandezza, alla lunghezza del bracciale, si può decidere di metterla o un po' più vicina o un po' più lontana dalla fibbia. Noi per comodità la mettiamo già adesso ed ecco quindi che cominciamo ad inglobarla. Allora, prendiamo sempre la corda che sta sopra, che è quella di destra in questo momento, e la facciamo passare qui dentro. Ok. E tiriamo tutto. Tiriamo, tiriamo, tiriamo. E siamo arrivati in questa situazione. Prendiamo la corda come se stessimo continuando l'intreccio allo stesso modo, quindi la facciamo passare sopra, questa di qua passerà sopra, sotto e qui dentro. A questo punto stringiamo, ovviamente cercando di centrare la bussola. Niente paura perché adesso continueremo con i nodi e sarà molto più stabile. Ok. La corda che è sopra è questa qui di sinistra, quindi la facciamo passare nuovamente all'interno della bussola. Quindi vedete che lo spazio è questo qui. Facciamo passare dentro. Tiriamo. E dopodiché questo andrà sopra, sotto e dentro. Ok, la corda che è sopra è questa qui, passiamo nuovamente all'interno della bussola questa va sopra, sotto e dentro e questo passaggio va fatto 5 volte, quindi l'abbiamo fatto già 3. Passiamo un'altra volta. Nel caso in cui non ci sia lo spazio, prendiamo un ago da paracord da 2 mm, quindi quello più piccolo che di solito trovate nel nostro kit aghi, e ci facciamo spazio, lo facciamo passare qui dentro e spingiamo verso l'alto il paracord che c'è all'interno. Questa è la quarta. E dopodiché ci facciamo nuovamente spazio con l'ago e facciamo passare il paracord una quinta volta. Ok,
A questo punto i passaggi sulla bussola sono terminati e continuiamo il bracciale come se fosse un normale Cobra. Ed ecco che il bracciale è terminato. Lo andiamo ad indossare. Ed ecco qui il nostro bracciale. Quindi, ricapitolando, sullo store potete trovare le bussole economiche, sia con la modifica effettuata che da effettuare se volete effettuarla voi. Ovviamente quella già modificata costerà qualcosina in più rispetto a quella da modificare, o se volete andate ad acquistare un assunto clipper e andate ad effettuare voi la modifica. Detto questo, ragazzi, il tutorial finisce qui. Spero che il bracciale sia stato di vostro gradimento e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao 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 ciao.